Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale. Rieccoci qua con un nuovo video horror. Questa volta leggeremo insieme la storia dell'autobus scolastico inquietante. Oggi andremo subito a leggere e a scoprire insieme che cosa succederà. Mi sei mancata oggi a scuola? Oh, sono stata malata tutto il giorno. Com'è andata? È stata veramente una rottura, ma anche 20 minuti e poi ho finito. Oddio, ma fai attenzione! Punto interrogativo. Ma per l'autobus inquietante della scuola? Ma va, è totalmente una cavolata. No, ma guarda che non sto scherzando. Ok, farò attenzione. Sono seria, Chloe. Ne ho visto uno che girava attorno la scorsa settimana. Questo autobus è praticamente più piccolo di un autobus normale. L'ho visto guidare attorno vicino a scuola, ma nessuno c'è mai al suo interno. Cioè, tipo un autobus fantasma? LOL. No, intendo che al suo interno non ci sono mai bambini. Ah, certo, stai soltanto cercando di spaventarmi prima che prenda l'autobus per andare a casa. No, te lo giuro, in pratica la finestra dietro ha una spaccatura. Mi dà veramente i brividi quell'autobus. Oh, cosa? Langley mi ha beccata mentre scrivevo in classe e adesso si è messa ad urlare perché ho fatto male i miei esercizi. Mi ha fatto stare di più e rifare altre 2 pagine. Ah, oh, la odio anch'io. È veramente cattiva. Ancora peggio, ho perso l'autobus per scuola. Se n'è andato senza di te. E che ne so, ho chiamato mamma e si è veramente arrabbiata con me. Mi ha detto, vedi come fare, perché lei ha lavoro. Uff, lo sapevi che una ragazza è scomparsa la scorsa settimana? Ci sono praticamente dei fogli stampati ovunque. Quale ragazza? Ok. E come vediamo c'è proprio l'annuncio, diciamo, della foto della ragazzina in questione che è scomparsa con su scritto bambina scomparsa, mi avete vista? Allison Willett è stata vista per l'ultima volta on Wednesday, aprile 26 alle 13:17, mentre camminava verso casa vicino al parco Highland. Se sapete dove lei possa essere, per favore chiamate l'agente speciale del FBI Warren del dipartimento bambini scomparsi. Oddio, che ansia. Oh mio Dio, ma è una cosa veramente spaventosa e triste. C'è per caso qualche possibilità che il tuo papà venga a prendermi? Beh, posso chiederlo. Oh, aspetta, sta arrivando un autobus. Ragazza, ma ti ricordi che vi siete dette prima? Che secondo me non ti ricordi, cioè hai problemi, hai problemi. Mo te la pigli, Ender, lo sai, è colpa tua. Ci sono salita, brava. Sono confusa, non hai detto che l'hai perso, che se n'è andato senza di te? Sì, sono sull'autobus di backup. L'autobus di backup? Beh, è quello che ha detto il guidatore. Ha detto che lui prende tutti i bambini che hanno perso il primo autobus per tornare a casa. È più piccolo di un autobus normale? Ha il finestrino di dietro scheggiato? Sì. Oh mio Dio! Ma quello è l'autobus inquietante! Palese. Ovvio. Ha ha. Lo so che è un altro dei tuoi creepypasta spaventosi. Ma sei da sola? Sì. Adesso sta andando veramente veloce però. E tipo il guidatore mi sta fissando. Fissando come? Mi sta fissando strano dal finestrino. Sono un po' stranita adesso a causa di quello che mi hai detto. Oh mio Dio. Ho appena chiesto a papà di chiamare la scuola. Per cosa?
Loro hanno detto di non avere un autobus di backup. Smettila di scherzare. Scendi subito da quell'autobus. Non è divertente, ma perché? Dimmi, perché stai giocando così con me? No, non sto scherzando. Il guidatore dice che non può farmi scendere in un posto a caso. Soltanto alla mia fermata. Oh mio Dio, ha iniziato ad urlarmi, a dirmi di sedermi subito. Mi sta chiedendo se ho un telefono. Lo sto nascondendo così, non può vederlo. Ma non stiamo andando verso casa. Ha detto che stiamo andando a prendere qualcun altro. Il mio papà vuole parlarti. Sta veramente impazzendo. Non posso parlare al telefono. Mi ha sgridato e anche puntato il dito verso il segno nessun cellulare ammissibile. Mi sta urlando per il telefono. Sono il papà di Erika. Dove sei adesso? Sono verso la fine dell'autobus. Ho chiamato il 911. Ascoltami attentamente. Non sei su un autobus scolastico, vero? In quale strada sei? Highland Park Avenue. Continua a scrivermi dove sei. Akron Street. La polizia arriverà molto presto, non fare niente che lo possa fare insospettire. Penso che lo sappia che sto messaggiando. Dia alla polizia di muoversi. Non smettere di scrivermi dove sei. Non so il nome della strada. Ha girato di nuovo. L'autobus è entrato in un tunnel molto lungo. Tunnel? Si sono aperte delle grandi porte e il bus è entrato dentro il tunnel, come in una batcaverna. Stiamo andando in qualche posto tipo sottoterra. È così buio fuori e non riesco a vedere niente. Il bus sta rallentando. Fai qualunque cosa in tuo possesso per scappare. Usa il telefono come un'arma, buttalo a lui e se si avvicina e corri. Fai qualunque cosa tu possa per andare via da lui. Ci sono un sacco di altri autobus qua. Lui è uscito e se n'è andato via. Cosa? Dimmi quello che vedi. C'è qualche uscita di emergenza? Ci sono tanti altri bambini qua. Oddio ragazzi, ma cos'è? Negli altri autobus. Altri bambini. Uno in ogni autobus. Ragazzi, allora, adesso magari ne sparo una grossissima. Ma ci pensate che in realtà mentre l'autobus andava velocissimo, anzi, cioè, ho due alternative in mente. Allora, quello che io penso in questo momento è che magari quelle porte che si aprivano era tipo, non dico il paradiso, ma penso che magari questa bambina sia effettivamente morta e questo autobus la stesse accompagnando. E magari è arrivato in questo posto proprio con tanti altri bambini a cui è successa la stessa medesima cosa e non so. Sto immaginando troppe cose? Boh, magari sì. Vedremo. Riesco a vedere 12 autobus, ma probabilmente ce ne saranno molti altri. Ho provato ad aprire la porta di emergenza, ma non si apre. Continua a descriverlo. La polizia sarà là molto presto. Ci sono un sacco di autobus, uno dietro l'altro, uno accanto all'altro, come nel gioco di Tetris. Ognuno legato vicino all'altro. I bambini negli autobus vicini stanno urlando, invece quelli lontani sembrano addormentati. Oh mio Dio, penso che siano morti. Raga, vi giuro, secondo me è questo che è successo. Oh mio Dio, ma c'è anche la ragazza dell'annuncio. Mi sta fissando. Tutti gli autobus sono come delle gabbie, è come una prigione per i bambini. Per favore aiutami, per favore, per favore, per favore. Il telefono sta per morire. No!
Non ci credo, raga! La polizia non è stata in grado di localizzare Chloe Jones. No, ragazzi. Ogni giorno negli Stati Uniti più di 2000 bambini scompaiono. Questo fatto non è un creepypasta. Oh mio Dio. Ma questa cosa è inquietante. Non ci credo, raga. Oddio, secondo voi cosa è successo? Che cosa significa questa storia? Cos'è questo posto? Scrivetemi qua sotto nei commenti tutte le vostre idee. Io rimango sulla mia stessa idea, nel senso che secondo me questi sono crepati e li hanno mandati là. E il guidatore dell'autobus era una sorta di mietitore, secondo me. Boh, non lo so. Comunque sia, c'è anche un seguito di questa storia, non proprio su questa ragazzina ma su un altro, quindi se volete vedere la parte 2 mettete tantissimi pollicioni in su, condividete questo video con tutti i vostri amici e ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se siete nuovi. Detto questo, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.